sindaco di Gliac di Piraino ci siano altre figure istituzionali. Ci troviamo a Iaca, dove fra poco inizierà la terza edizione del premio letterario La Capannina. Siamo con Antonio Faranda, uno degli organizzatori. Allora, terza edizione, come nasce questo premio? Nasce da un incontro dentro il mio locale, qui a Iaca di Piraino, tra me e il professore Ferlazzo, che ha avuto un'ottima idea, vedendo esposti dei libri sparsi per il locale, di organizzare un premio letterario. In occasione del decimo anniversario della gestione di questa attività, un paio di anni fa, abbiamo iniziato a dar vita a questo premio letterario, che anno per anno riscuote sempre maggior successo. E ne siamo naturalmente orgogliosi e fieri di questo. Terza edizione, un successo sempre maggiore in un periodo in cui si legge poco, però si scrive tanto in Italia. Sì, è vero. Ho notato che soprattutto a livello locale abbiamo molti scrittori che si incimentano. Certo, chi è un po' più adagiato e chi un po' meno. Però abbiamo riscontri proprio a livello locale, che infatti nella scorsa edizione ha vinto un avvocato di Gioiosa Marea e per noi è stata una bella scoperta naturalmente, perché noi premiamo chiunque da tutto il mondo, ci mancherebbe, perché a livello nazionale viene pubblicizzato online, una cosa fatta bene, e abbiamo ricevuto opere di tutta Italia in realtà. Però poi riuscire veramente a dare il premio a qualcuno del posto, come la scorsa edizione, è stato per noi una soddisfazione maggiore. Come si fa a partecipare? Cioè, opere prime, deve essere un'opera scritta da poco, può Sì, essere anche un libro, sicuramente. com'è il No, regolamento? allora, sicuramente in base alle varie sezioni, qualunque opera deve essere inedita. Quindi non deve avere avuto altre pubblicazioni. E purtroppo questo fa parte del vincolo di un premio letterario. E quindi noi selezioniamo chi per noi, dei professori universitari che noi abbiamo contattato, gli verranno dato copie di tutti questi manoscritti che arrivano, e con una scaletta di punteggi verrà premiato poi nell'insieme un punteggio maggiore e tra cui selezionato il vincitore. Il vincitore ottiene la pubblicazione. Il vincitore, sì, nella sezione poesia noi ci siamo presi questa responsabilità di pubblicare il libro direttamente. Già questo è il terzo anno, infatti abbiamo tre edizioni belle stampate con la fascetta del premio letterario La Capannina, e questo per il mio locale qui a Iaca di Piraino è un orgoglio che non ha prezzo naturalmente. Quest'anno come si svolge? Perché so che ci sono dei premi oltre il concorso letterario vero e proprio. Sì, naturalmente verranno premiate anche le altre sezioni, come anche nelle scorse edizioni. La cosa che quest'anno ci fa sentire ancora più orgogliosi ci hanno dato la possibilità di inserirci in un programma estivo, quindi in questa piazza bellissima di Iaca di Piraino. E quindi in quasi notturna fare questo spettacolo, perché diventa uno spettacolo, questa premiazione, dove il tutto verrà accompagnato dal maestro Favano e da Nadia Impalà, che cureranno la parte musicale per accompagnare con musiche caratteristiche anche siciliane questo premio letterario. Dovrei fare il serio perché siamo un premio letterario, però sono veramente emozionato perché per la prima volta intervisto Mim Mollica. Giornalista, autore Rai, scrittore,
soprattutto un amico, ma una persona di grande cultura. Siamo qui al Premio Letterario La Capannina perché hai vinto uno dei premi. Sì. Quale... Parlaci intanto del tuo romanzo, quello che ti ha permesso di vincere questo premio. Sì, il mio romanzo si chiama I racconti di Nonno Ross, elogio della fantasia, e credo che nasca proprio per il piacere di misurarmi con la fantasia, della quale io ho più stima di quanta non ne abbia per la ragione, insomma. La fantasia per te è sicuramente una, il sale della tua vita, il sale di ciò che hai fatto artisticamente. E facendo un salto indietro, io ero bambino quando, grazie per essere passato davanti alla telecamera, e nemmeno questa è fantasia. Praticamente il sale, io sono cresciuto con quel libro, Nino dell'Amici. Sì, infatti potrei anche considerarla una evoluzione di quella vena umoristica. In effetti io credo pure che nella fantasia ci sia un'aspettativa di vita, possibilmente più lunga. Oggi fantasia ce ne vuole per riuscire a vivere in questa società difficile, in un momento di crisi. La cultura sicuramente può aiutare a vivere meglio. Beh, per esempio l'Europa. L'Europa è maestra di fantasia perché ne sta avendo talmente tanta da riuscire per esempio a fare annegare ogni giorno una sessantina di immigrati. E poi naturalmente sono loro con moltissima fantasia a fare la morale a noi, che dovremmo essere più europeisti, credere di più nei loro progetti, nelle loro proposte. Questa è fantasia. Siamo con il professore Riccardo Ferlazzo, ideatore del premio La Capannina. Adesso siamo arrivati alla terza edizione. Io non ci credevo assolutamente, perché la prima volta quando l'abbiamo ideato assieme a Nino Farande, il proprietario del caffè letterario La Capannina, ho detto vabbè, un privato cerca di sponsorizzare un qualcosa di culturale, prima o dopo finirà male. Abbiamo fatto il primo, abbiamo fatto il secondo e siamo arrivati alla terza edizione, in un crescendo oserei dire, e lo posso affermare tranquillamente, rossiniano, perché leggendo i tre vincitori dei primi premi vi accorgerete che proprio è un crescendo di qualità in tutti i sensi. E non vi anticipo adesso chi sono i vincitori, ma lo sento, comunque c'è gente che scrive anche dalla Calabria. E dalla Calabria hanno vinto, ecco, una delle sezioni. E mi auguro che il Comune, che quest'anno effettivamente avendo dato il patrocinio ha messo a disposizione la piazza, le luci, l'impianto, il prossimo anno possa contribuire in maniera migliore. Per esempio io avrei degli amici, degli validissimi scrittori, i quali purtroppo per spostarsi chiedono l'aereo, vitto e alloggio, e poi un cachet così, lo sapete, Sgarbi domanda 20.000 euro per ogni cosa che fa. Io invece ho degli amici scrittori che sarebbero disponibili a venire per poco meno. Bisognerebbe che il Comune invece di spendere, non faccio riferimento assolutamente al Comune di Piraino, ma molti comuni in Sicilia spendono 30-40 mila euro per un cantante che ha affermato, fanno una sola manifestazione e buonanotte. Sarebbe opportuno che alla cultura si desse un po' più di spazio, anche perché i giovani di oggi non sono i bamboncioni, sono ragazzi che effettivamente hanno bisogno degli stimoli per creare. E quindi noi, facendo tra virgolette cultura, pensiamo di fare un'opera veramente utile, soprattutto per i giovani. Premiamo i poeti, premiamo gli scrittori e premiamo gli apprendisti strogoni, i romanzieri. C'è un risveglio culturale rispetto al passato anche nella nostra zona? Sì, indubbiamente. Io dicevo, per esempio, noi stasera io parlerò di Sciascia, ovviamente, perché Sciascia, ricordo, sono 35 anni che venne a Patti a parlare del
dalla parte degli infedeli, quella strada di Monsignor Figarra, con l'arrivo di Pullano, poi l'arrivo di Pullano, e lui non volle andarsene, e Patti per un certo periodo ebbe il vescovo vero e proprio, Monsignor Figarra, e Patti ebbe due vescovi per in contemporanea, e io questa sera volevo dire, me l'hai bruciata, va bene, volevo dire, ci fu un'esperienza in Patti, invece due papi e due vescovi, però uno a tutti gli effetti era vescovo, l'altro invece era pronto per esserlo, controllore, va bene? Uno veniva da Reggio Calabria ed era legato moltissimo, lo posso dire tranquillamente, lo disse Sciascia, lo dico anch'io e lo sanno tutti i pattesi, era legato alla Democrazia Cristiana, e il vescovo di Patti era Monsignor Pullano legato alla Democrazia Cristiana, ecco, aveva un potere, poteva eleggere due deputati e un senatore, e ho detto tutto, quindi quando dal punto di vista religioso politico si disse che addirittura Monsignor Figarra era un comunista, si disse questo, va bene, e grazie al potentato della prima DC, va bene, non parlo di De Gasperi o altri, che tanto di cappello ci mancherebbe altro, parlo di certe persone, va bene, potrei fare nome e cognomi, ecco, di questi che furono sempre eletti, e dissero, intervennero con il Vaticano dicendo sarebbe opportuno che questo vescovo un po' comunista, sarebbe opportuno, e allora grazie al promoteato Ruttamo Teatro lo nominarono arcivescovo di Costantinopoli e fecero arrivare Monsignor Pullano, il quale, forte della tradizione proprio classica, cominciò a dire che quello che bisognava fare, cioè votare Democrazia Cristiana, cosa che Figarra si era rifiutato, invece si era rifiutato di fare nella maniera, ma non perché ne avesse un'ideologia politica. Figarra era uno che era un vescovo per gli umili, lui andava nelle case, frequentava i poveri, gli umili. Monsignor Pullano no, fece quel grandiosa opera meravigliosa di Dindari, che a quei tempi lavoravo con Repubblica, e scrisse la cassata siciliana, va bene? Si costruì la tomba e non mi parlò più per 25 anni, perché con miliardi, io sono stato, pur essendo un laico, sono stato capo ufficio stampa di Monsignor Ferraro, quello che subito dopo, che poi è diventato l'arcivescovo di Agrigento, va bene? E a un certo punto mi ha chiesto un favore di essere il direttore della Madonna del Tindari, è un giornale che esce a Tindari e che è distribuito in 45.000 copie ogni mese in tutto il mondo, e da parte di tutti i cristiani, i cattolici, i devoti della Madonna del Tindari arrivano soldi, ecco. Lui costruì questo obbrobrio, per me dal punto di vista architettonico un obbrobrio. Chi volesse ancora andare a vedere la vecchia costruzione fatta dai pescatori di Olivera e di Falcone, va bene, con la vecchia chiesetta, è difficilissimo andarla a vedere. Dobbiamo vedere questi marmi della Persia, tutte queste cose. Io ne parlo. La notizia in anteprima, è il nuovo rettore del tribunale, del santuario. Sta costruendo un'apertura esterna in modo che non bisogna più entrare nella basilica, ma si può entrare direttamente all'esterno e visitare la vecchia chiesa. Ah, e questo sarebbe la cosa. Sarà aperto forse subito in occasione della festa, quindi fra qualche settimana. Io sono contento di ciò, effettivamente, perché le tradizioni vanno rispettate in tutto e per tutto, così come a Monreale portano il santo che s'ubriaca, che gira, queste cose qua. Perché perdere le tradizioni? Le posso dire un'anticipazione. In Colombia, a Medellin, c'è stata una manifestazione dove 70 poeti di qualunque parte del mondo, giovani poeti, si sono riuniti a Medellin per parlare della poesia e delle tradizioni delle loro lingue originarie che si stanno perdendo. Ecco, quindi a questo punto perché non trovare uno spunto per ricreare le tradizioni di Tindari, indipendentemente dalla leggenda del bambino che cade giù dei laghetti di Marinello, ma la Madonna del Tindari, lo stesso Nibali ha dichiarato che lui è un devoto della Madonna, e io rispetto tutte queste cose perché ogni senso di religione è importante per ogni uomo e per ogni civiltà, quindi io anch'io sono un cristiano, non sono un cattolico ma sono un cristiano fervente e ci credo, e adesso sta succedendo l'inverso, adesso le crociate sono all'inverso, ve ne rendete conto ogni giorno, no? Però è inutile combattere con le armi, bisogna essere disponibili al dialogo. Vi ringrazio, siete stati molto gentili. Grazie a voi.
Ed essendo un premio letterario, siamo anche con chi giudica questi romanzi, queste poesie, questi libri che arrivano. Siamo con... Sono Clara Iosa, la presidente della Fondazione Borgese, che ha sede nel comune di Polizzi Generoso, un comune sulle Madonie. Io sono così presidente onoraria del premio La Capannina, che è giunto ormai alla terza edizione, e devo dire con estrema convinzione, non per retorica, che questo è uno degli eventi che nella nostra amara terra di Sicilia si configura come evento di altissimo spessore culturale. Mi auguro, lo dico ogni anno, che prefiguri anche una rinascita culturale della nostra terra di Sicilia. La Sicilia, ma non solo, la nostra terra ha bisogno di una vera rivoluzione culturale. Ci sono le basi perché ciò avvenga, oppure siamo di fronte a una decadenza culturale? Sì, sono due, come dire, due poli della stessa dimensione che oggi viviamo come siciliani. Da un lato è necessaria una rivoluzione culturale, ma non bisogna andare lontano, perché la rivoluzione culturale dobbiamo recuperarla dentro il nostro DNA, perché il DNA, l'identità siciliana è cultura nel senso antropologico del termine, un soggetto che nel tempo, anche oggi, ha prodotto cultura, non è stata soltanto la nostra terra passiva nel ricevere culture altre che qui sono venute, ma essa stessa come identità culturale ha prodotto cultura. E la rivoluzione culturale deve partire da questo recupero pieno di una memoria della nostra identità che è culturale per antonomasia. Arrivano tanti manoscritti che devono essere giudicati, c'è un risveglio da parte, da questo punto di vista, di gente che scrive, mette su carta le proprie idee, i propri pensieri, le proprie emozioni. Sì, sicuramente questo è un aspetto che anche le istituzioni dovrebbero guardare con moltissima attenzione. Nella scrittura, come diceva Heidegger, c'è la radice dell'essere, c'è l'uomo è parola, e la scrittura è parola, comunicazione. Noi dobbiamo recuperare e ritornare ad abitare questa casa che ci appartiene, quella della scrittura, della comunicazione verbale sicuramente, ma della scrittura come spazio nel quale noi depositiamo non solo la memoria del passato, ma prefiguriamo e profetizziamo una tempi nuovi. Ricordo che frequentavo da ragazzo nella Versilia, a Forte dei Marmi, un locale che si chiamava La Capannina, famosissimo, è diventato famosissimo, lo era già prima, perché tutti gli uomini di cultura andavano là, poeti, scrittori, musicisti, e oltretutto c'erano anche i mecenati, gli industriali, Agnelli, Pirelli e così via. E in questo locale, fra un caffè, un tè, una bottiglia di champagne, però millesimato ovviamente, non era così, almeno un Craig millesimato, si faceva cultura, si parlava, era quello che poi sarebbe diventato a Roma il caffè greco, né più né meno. E allora ho detto, Nino, sente, ma visto che lei ha chiamato questo locale La Capannina, perché non facciamo qualcosa di letterario? Buttato così là, il Nino Faranda, che è quel signore là in giacca e con la camicia nera, lo dico per quelli che non sono di Piraino, proprietario del locale La Capannina, prese al volo, veramente orgogliosi di aver stretto contatti, quelli fissi che abbiamo sempre tutti al premio ogni anno, e poi con questi autori che non conosciamo e che siamo contenti di poter casa natale di Leonardo Sciascia, tutto mi sarei aspettato che aderisse pienamente al fatto questo di gigante fare della nostra identità siciliana. Allora, come primo passo si disse, facciamo un caffè letterario. E Nino Faranda, pronto, cominciò a prendere una centinaia di libri dai classici, no? E li mise a disposizione di tutti i clienti. A questo punto ho detto, effettivamente ho trovato qualcuno che ci crede nella cultura. Perché, signori miei, è facilissimo al giorno d'oggi, dove si parla semplicemente dell'essere, nel senso, tutti ne parlano, però la cosa più importante è apparire. E quindi Nino a un certo punto dice... facciamo questa cosa, facciamola, sì.
e diamo la possibilità ai giovani di realizzare i propri sogni. Come? Allora mi serviva un editore che pubblicasse gratuitamente un romanzo. Al giorno d'oggi, grazie a internet, tutti, in parole povere, diventano scrittori, pseudo scrittori, pseudo poeti, scrittori in sedicesimo e così via. Però ci sono quelli che invece hanno le capacità. Tutti mandano le loro opere alle case editrici. Le mandano così, che arrivano le case editrici, non gliene frega niente, così come sono arrivati, le rimandano indietro, non rispondono neanche. Quando trovano un editore che bene o male ha uno scrupolo di coscienza, li legge e risponde: egregio signore, la sua opera è veramente buona, però non riguarda adesso la nostra collana editoriale, per cui la ringraziamo, arrivederci, e non gli manda indietro neanche il manoscritto. Allora a noi serviva una cosa: trovare un editore che fosse disponibile a pubblicare gratuitamente il romanzo che la giuria aveva scelto come meritevole di essere pubblicato. Dovevo cercare un editore, non era Feltrinelli, non era Mondadori, e a un certo punto il logo, io mi batto sempre per incrementare le capacità professionali delle persone che abitano nel luogo, va bene? E quindi mi parlarono di un certo Nino Armenio, che è quel signore con la camicia bianca, il quale parte da tipografo e diventa invece editore, perché comincia a interessarsi, ad avere il gusto di dire: ma adesso pubblico qualcosa, adesso pubblico qualcosa, adesso pubblico. Io ho detto: sarebbe disponibile Nino a pubblicarlo gratuitamente, a dare, fare la distribuzione e tutto il resto? Immediatamente sì. A questo punto mi serviva anche un'associazione culturale, e chi trovo? Un architetto, eccolo là, Pierluigi Gammeri, un architetto che ha un'associazione culturale che si chiama SACBE, e gli dico: se sei disponibile ad aiutarmi, tranquillamente. E adesso ve li presento. Manca una persona che potesse dare un imprimatur al premio, e chi meglio di una persona clara, aiosa, che è la presidentessa della Fondazione Borgese, uno dei più grandi scrittori in senso assoluto della letteratura italiana, quello che parlò per la prima volta nella letteratura italiana della scapigliatura. Ve la presento. Ormai vi ritengo quasi cittadina onoraria di Gliaca di Piraino, ed è con lo stesso coinvolgimento che ogni anno partecipo a questo premio La Capannina. Quest'anno mi è stato chiesto di fare una reprimenda, riprendo esattamente le parole del professore Riccardo, a proposito della questione relativa alla casa di Leonardo Sciascia, che, come voi sapete, sta per essere messa in vendita perché i familiari non riescono più a gestire le spese necessarie a garantire la stabilità